Uomini e donne, Lorenzo Riccardi a cena con Paolo Crivellin. Arrivano nuove sorprendenti news dal mondo di Uomini e donne e del trono classico. Rieccoci qui a parlare di gossip e di tutto quello che succede nel mondo di Uomini e donne. È di qualche ora fa infatti la notizia che due dei personaggi più famosi e più seguiti dell'ultima stagione del Trono Classico, ieri sera si trovavano insieme per un evento veramente speciale. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando. Due amici al Trono Classico. Tutti i telespettatori di Uomini e Donne sapranno benissimo che i protagonisti indiscussi delle ultime puntate del Trono Classico sono stati Paolo Crivellin e Lorenzo Riccardi. I due giovani, infatti, in quest'ultimo periodo hanno saputo mettersi in evidenza grazie al loro operato e alla loro personalità, pur avendo nello show due ruoli nettamente diversi. Paolo, infatti, è stato uno dei primi tronisti della stagione, rimanendo sul trono per quasi 6 mesi, mentre Lorenzo è uno degli attuali corteggiatori di Niloufar Haddati e sarà a Fifella. Inoltre, il Crivellin è diventato famoso al grande pubblico per la sua razionalità e per l'inusualità della sua scelta, mentre il Riccardi è divenuto in brevissimo tempo il personaggio principale dei due troni rosa sopracitati. C'è da dire anche che da un paio di registrazioni a questa parte Lorenzo non è sembrato più tanto interessato a tutte e due le troniste ma soltanto ad una, Sara Fifella. Una nuova amicizia. Da diverso tempo a questa parte tutti i fans di Uomini e Donne sanno benissimo che mentre si trovavano a Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Lorenzo Riccardi hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia. Ovviamente la loro conoscenza non si è limitata soltanto agli studi di Maria De Filippi ma è proseguita anche dopo la conclusione del percorso del tronista torinese nello show. A testimonianza di ciò ci sono anche alcune foto pubblicate sul web, che ritraggono Lorenzo e Paolo proprio l'altro ieri sera a cena in un noto ristorante di Milano. Nelle immagini in questione sono ritratti i due amici insieme mentre si salutano, poco prima di entrare nel locale e condividere la cena con altri 4 amici di Paolo. Questi ultimi, ovviamente, non erano semplici conoscenti del Crivellin ma erano i 4 tentatori, che insieme a lui hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ovvero Camillo Angelo, Luca Barbella, Diego Secchi e Riccardo Ciappesoni. C'è da aggiungere anche che alla cena sopracitata non era presente Angela Caloisi, fidanzata, nonché scelta, di Paolo Crivellin.